Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, bentornati anche oggi, 24 novembre, ricordiamo i martiri vietnamiti. Ascoltiamo. Con un'unica celebrazione si onorano 117 martiri di varie regioni del Vietnam, tra i quali 8 vescovi, moltissimi sacerdoti e un gran numero di fedeli laici di entrambi i sessi e di ogni condizione d'età, che preferirono tutti patire l'esilio, il carcere, le torture, il martirio, piuttosto che recare oltraggio al Signore e rinnegare la fede cristiana. La storia del cattolicesimo in Vietnam iniziò nel secolo XVI con padre Alessandro de Rode, missionario francese, considerato il primo apostolo di questa giovane chiesa asiatica, vittima di diverse persecuzioni. Durante il regno di Minh Man, re dal 1821, la persecuzione divenne spietata, tanto che furono comminate condanne a morte anche a chi osava solo nascondere i cristiani. Altro re particolarmente contrario fu Thuc Duc, che regnò dal 1847 al 1883, il quale, profondamente avverso alla politica coloniale francese, odiava tutto ciò che fosse europeo, non distinguendo la politica dalla religione. I sacerdoti locali ed i catechisti stranieri venivano sgozzati, mentre ai locali veniva impressa sulla guancia la scritta Ta Dao, che significa falsa religione, per additarli così al pubblico disprezzo. I semplici fedeli potevano aver salva la vita se calpestavano la croce davanti al giudice. Inoltre, davanti alla fermezza nella fede dei cristiani, ne veniva ordinata la dispersione, per separare i mariti dalle mogli e i figli dai genitori. Di questa miriade di martiri, eroi della fede, la Chiesa ne ha beatificati un certo numero negli anni. Di questi, 117 sono stati proclamati santi da Papa Giovanni Paolo II il 19 giugno 1988. Così suddivisi: 8 vescovi, 50 sacerdoti, 59 laici, 96 vietnamiti, 11 spagnoli, 10 francesi. Fra i laici vi sono 16 catechisti, una mamma, 4 medici, 6 militari e molti padri di famiglia. Oggi vogliamo prenderci questa giornata per pregare per il Vietnam e per questa terra, nota per questi gravi e atroci martiri che sono accaduti di questi nostri fratelli e sorelle che erano lì a cercare di testimoniare la fede cristiana. Ma noi conosciamo il Vietnam anche per la famosa guerra che si è svolta lì e che è divenuta famosa proprio per le grandissime atrocità che si sono verificate in questo territorio, per il gran numero di morti e soprattutto per le ferite spirituali che si sono portati avanti coloro che sono sopravvissuti. Allora queste vicende ci portano a una grande domanda: perché l'uomo si costringe a tali atrocità? Perché addirittura riesce a riversare sulla carne del fratello tanto odio, tanta violenza? Bisogna veramente tenere viva questa domanda nel nostro cuore e fare molta molta attenzione, perché tutte queste cose possono riverificarsi nel futuro e si stanno verificando in tante parti del mondo mentre noi siamo tranquilli. Allora veramente preghiamo questi santi martiri affinché il loro sacrificio non sia stato vano, affinché l'uomo sappia conquistare questa grande maturità e smettere di essere violento, smettere di commettere questi crimini atroci per valori che poi alla fine non meritano assolutamente questo. Santi martiri vietnamiti, pregate per noi.